Wahey Kuch, ben ritrovati dal vostro Andrin Crotulo su Yo-Kai Watch 3. Bene, bene. Dunque, un altro paio di missioni, ve lo prometto, e poi andremo a fare Blaster Steel. Quindi, le missioni di oggi, quali sono? Oggi c'è una missione molto bella che volevo fare, però devo ritrovare qual era. Eccolo, Jessica e il misterioso gatto blu. Questo è molto interessante, è di livello basso, ma servirà poi più in là del gioco. La mia amica Jessica ha bisogno di aiuto nel trovare un padrone per il gatto che ha appena trovato. Accettiamola. Se l'avete fatta sapete già qual è il gatto blu, no? La prossima cliente è Jessica, la compagna di classe di Luna. Che... Jessica, benvenuta all'agenzia Conan, investigatori del mistero. Ehi Luna, allora sei davvero un detective. L'incarico che ci è affidato è... trovare qualcuno che si occupi di un gattino abbandonato? Già, è un gattino adorabile, ma io non posso tenerlo a casa mia. Ho sentito parlare della tua agenzia, perciò eccomi qui. So che non è un incarico molto interessante, ma mi aiuteresti? Ma certo, specialmente se sei tu a chiedermelo, Jessica. Sì? Noi accettiamo ogni tipo di incarico, comunque. Quindi, dov'è il gattino? Nel parcheggio sotterraneo vicino al mio condominio. La casa di Jessica si trova ai giardini dei Gigli, a Col di Brezza. Esatto. Ah, potrebbe aver di nuovo fame. Vado a controllare se sta bene. Ci vediamo là. Come on, dobbiamo andare anche noi. Al giardino dei Gigli, praticamente vicino a casa di Luna, molto vicino. Penso che partirò però dal museo, perché dovrebbe essere ancora più vicino che casa di Luna. Sì, poi non dobbiamo neanche prendere le scale, niente, quindi facciamo molto prima. Eccolo qui, parcheggio sotterraneo. Oh, eccolo qui, è molto importante questo yokai. Guarda Luna, e questo è il gattino di cui ti ho parlato. Piacere di conoscerti. Parla, stai in piedi e ha un ciuccio. Sì? Come la metti, la metti. Questo è uno yokai. Ehi, Luna, che vai blaterando? Si può passare per un gatto normale. In questo modo qualsiasi umano può vederlo. Sul serio? Ok, Luna, ora devo andare a lezione. Te ne puoi occupare tu? Ok, lascialo a me, Jessica. Grazie Luna, abbi cura di lui. Che lezione devi andare? Di pianoforte, di chitarra, di violino, probabilmente. Allora, Blunian, chi saresti esattamente? Non ti permettere di chiamarmi come un Nyan qualsiasi. Io sono Nyan 7 secondo, un principe. Sì? Un principe? Come diavolo ci affitti un principe in un parcheggio? Per diventare un bravo principe, Nyan 7 vuole stare con gli umani. Ma un principe ha degli obblighi e i miei mi hanno quasi distrutto. Ti hanno quasi distrutto, certo. Quindi ora che vuoi fare? Niente, ti voglio la persona per occuparsi di lui. Perciò stai cercando un padrone? Io padrone, un servo per Niansete. Niansete vuole scegliere. Niansete vuole una persona che lo vizia. Meglio se una ragazza, tipo mamma. Ma non ti sembra di esagerare un po'? No, Niansete chiede, Niansete ottiene. Ah, sì, sì, sì. Certo. Beh, se vuoi una ragazza posso chiedere alle mie compagne di classe. Ah, c'è un'altra cosa molto importante. Niansete vuole qualcuno che sa abbracciare molto bene. Testerò gli abbracci per decidere chi è la più brava. In effetti mi sembra sta cercando più una serva che un padrone. Va bene, andiamo a chiedere alle mie compagne di classe di abbracciarlo. Sarà meglio non chiedere alle persone che ci hanno affidato degli incarichi. Già, non ci faremo una bella figura. Ok, andiamo. Oh mio Dio, cerca in città le studentesse del... Oh mio Dio. E dove le vado a cercare, mo? In teoria qui c'è sempre una ragazzina che corre, che è amica anche di Luna. Però oggi mi sa che non c'è. Forse sì. Eccola, va, eccola. Fidiamo a lei. Ehi là, Luna! Oh, ecco Lily, è una ragazza molto atletica. Oh, un gattino, che carino! C'è anche la signora lì che si è fermata. Un gattino che aspetta solo di essere coccolato, ci pensi tu, Lily? Certo, vieni qui, amicetto, ti do un bel abbraccio. Oh, gli animali sono davvero creature speciali. Ha una presa molto atletica.
Potrebbe lanciarmi come una palla, che paura! Paura, oddio, no! Che triggerato! Mi ha triggerato una cosa bruttissima, paura. Vabbè, lasciamo perdere. Magari ti aspetta una carriera come pallone da calcio. Paura, paura. Lasciamo perdere, va, meglio non pensarci. Quindi, un'altra compagna di classe è, purtroppo, quella che si chiama come me. E sta aspettando di fare una corsa con la bicicletta alla scuola di Valdoro. Quindi potrei chiederle se ha voglia di abbracciare un gattino. Senza che mi faccia però correre, perché lì facciamo sempre la missione della gara di bicicletta. Quindi... Ah, forse non mi triggerà l'evento della bicicletta. Vediamo un po'. Eh no, non me lo triggerà. Meglio così. Oh, Luna! E Andrea è fortissimo e non ha rivali. Infatti non a caso Andrea significa maschio in greco. Un gatto è tuo? E Andrea, non chiedermi perché, ma ti va a tenere in braccio questo bel gattino? Oh, sul serio? Certo, come si fa a rifiutare? È un bebè. Oh, è così morbido. Mi tiene come si tiene un pallone da calcio. No, lo ti stava tenendo come un bebè, non come un pallone. Vabbè. A calatte le mani distingue un gatto da un pallone. E ti lamenti, a volte tu non mi confondi con i suoi peluche. Ok, quindi andiamo a chiedere a un'altra ragazzina che sta qui. Come anche si chiamava questa? A lei no? Silvia no? Oh. Potrei chiedere a Bruna? Però sta a Scintilla, non sta qui. Può andare bene lo stesso? Là. Contento ora e soddisfatto, signor Koros? Bene. Ora, se non le dispiace, mi prendo tutte quante le sfereoni e lei se ne va a quel paese. Ma no. Eccola, sì. Bruna, a quanto pare, può magari essere una di quelle necessarie ad accontentare Nianzete II. Oh, sei tu, Luna! Oh, è Bruna, la ragazzina più gentile, ma anche la più maldestra che conosca. Oh, che bel gattino! Vero, Bruna, ti va a ritenerlo? Davvero? Vieni qui, piccolino. Miau! Oh, questa ragazzina sa come trattare un gattino. È proprio adatta. Ma ha paura che succede qualcosa. E anche Nianzete ha paura. Beh, non posso darti torto. Allora, chi? Nianzete, chi? Io. Ci facciamo amico anche Ombro nel frattempo, tanto, che gli fa? Eccolo qua, è andato, vediamo un po' se diventa amico. Incrociamo le dita. Con tutti gli incanti che ho curato, sono sti pochi punti. Grande, sperando che abbia un livello considerevole. Vediamo un po' se qua c'è qualcuno dei nostri amichetti della classe. Ah, ecco, ce n'è uno qui. Ah, quella la pittrice, la fumettista, qual è questa? Ehi, Luna, che ci fai con un gatto? È una storia affascinante. Perché non lo tieni in braccio mentre te la racconto? Posso davvero tenerlo in braccio? Fantastico, sono un'esperta nell'accarezzare i gatti. Dallo a me. Oddio, più grosso di lei. Te l'ho detto. Ha una tecnica speciale, guarda com'è felice. Riduci tutto alla scienza, ma la scienza non ha tutte le risposte. Ed è anche troppo bassa. E come controlli i miei sudditi da qui? Allora hai fatto bene a non chiedere a Luna. Ma no, neanche lei. E chi è allora? Ah, ecco, qui ce n'è un'altra. Oh, che carino. Oh, Silvia, che si dice? Oh, niente di che. Sai, sembra proprio che tu abbia bisogno dell'abbraccio di un gattino. Wow, come fai a saperlo? Che poi prima non ci ho fatto caso, ma montando il video mi sono accorto che Silvia è quella che stava alla scuola, ma entrando all'acquario c'è sempre lei che vuole tenere in braccio il gatto stavolta? Come funziona? Cioè, per te va bene? I suoi abbracci sono belli stretti per una che vuole fare l'indifferente.
e quello sta nel bagliere degli occhi mi dai brividini. Ciuccio, dici Ciuccio. Deve nascondere un grande entusiasmo, credo. E lei allora? Ah, ma vuoi scegliere qualcuno, no? Non hai mai pensato di avere standard troppo alti? Sei pignolo come chi spulce pinolino a pigna. E certo, ogni abile come il mio sete merita il meglio. Ci sono altre persone della mia classe a cui posso chiedere, che ne dici? Sì, ma per oggi direi basta. La degnegando a Nianzete di soddisfare le sue ignobili richieste. Forse. Comunque potremmo chiedere di nuovo a Jessica. Dovrebbe essere al giardino dei Gigli a Col di Brezza, giusto? Le ignobili richieste sono solo un mucchio di sciocchezze, per oggi basta. Che insolente! Sei fortunato che niantiamo nella mia terra! Dobbiamo tornare da Jessica? Oh, eccola qui. L'ho detto che era Jessica io. Oh, ciao Luna. Non hai ancora trovato nessuno? Non ancora. Stavo pensando a chi chiedere. Oh, bene. Ok. Beh, sai, mi piacerebbe avere un gatto, perciò vorrei chiedere a mia mamma se posso tenerlo io. Davvero? Sarebbe perfetto, ma dovresti rispettare certe condizioni. Condizioni? Sai, solite cose, un colloquio, documenti, abbracciare un gatto viziato. Abbracciare un gatto? È la mia specialità! Cioè, tu fino ad ora non l'hai mai abbracciato? Wow, è fantastico! Finalmente la persona giusta! Ha detto che vuole un gatto, no? Un principe deve sempre fare contenti i sudditi. Che buffo! La persona giusta è sempre stata lì dall'inizio! Quindi mi stai dicendo che ho fatto tutta questa fatica per niente? Perfetto, vado a chiedere a mia mamma. Mio principe, finalmente ti ho trovato! Mio mentore! Ha detto mentore? Sono stato assunto per fare di Nianzete un vero principe. Oh, quindi quando parlavi di obblighi ti riferivi a Granchio Gat? È un vero principe, deve essere istruito. Stabilito questo, direi che è il mio mentore tornare a lezione. Mentore, ascoltami! Ho trovato la persona giusta per farmi compagnia. Sogno felice se si prende cura di me. Perciò, non vuoi tornare? Ok, significa che ho di sostenere l'esame. Caso vuole che la tua amica Magna è anche mia amica. In effetti sì, lei non capisce, dice, ma come? Perciò dovrei combattere contro lo yokai che è con lei. Davvero? Che cosa? Sono pronto! Oh, ce lo facciamo amico allora? Mi sa che è auto befriending, eh? Ok, sono un po' scarico dalla lotta contro Aumbluma. Non è neanche forte, livello 25 consigliato. Ci mancherebbe altro. Incanta mio, muoio di fame. Ragazzi, penso che con un attacco lo buttiamo giù, eh. Potevo farla molto prima. Nianzete è un buon curatore, da quello che so. Cioè, su Wibble Wobble o Puni Puni è buono. Poi, qui non lo so. Sogno felice di sentirtelo dire. Sembra aver finalmente trovato la tua strada nella vita. Perciò Nianzete secondo, congratulazioni per aver superato l'esame. Sul serio? D'ora in poi questa ragazza sarà il tuo nuovo mentore. Perciò, congratulazioni! Congratulazioni! Congratulations! Congratulations, ho detto male. Addio, mio principe, abbi cura di te. Ehi, Luna, indovina, posso tenerlo? Stai scherzando, davvero? Sì, sono determinata a tenere quel tenero gattino. Finalmente una cosa per questo rompi gattino carino. Dobbiamo trovargli un nome. Oh, lui ha già un nome molto nobile e principesco. Si chiama Nianzete II. Lo hai scelto tu, Luna? È nobile ma non molto carino. Oh, ci sono. Che dici di Buffy? L'ammazza vampiri per caso? Qualcosa mi dice che a questo nobile gatto non piacerà affatto quel nome. Buffy va bene! Va bene! Ah! Quindi non avviene il nostro amico Nianzete II? Uffa, mi dispiace un po'. Ci stavo affezionando!
Poi parla come un ritardato, quindi è perfetto. Va bene. Ma finisce così? Allora? Per conoscere Buffy? Vai a casa di Jessica? Ah, ok, quindi possiamo combatterci, cosa... Benvenuto nel mio territorio, combattiamo! Oh, vuoi già fare a botte, eh? Questa casa è carina, ma non c'è nemmeno l'armagatta. Fate sembra stranissima sta cosa. Mio no, io voglio combattere. E gli semplici ok che ci sono nei dintorni siamo noi, eh? Sì, cioè, no, voglio combattere contro di voi. Oh, ok, ora possiamo farci un amico. Avanti! Quindi Jessica dipinge, ottimo. Ma aspetta, ora posso... Eccolo! Vai subito con la frutto proibito! Oh yeah! Il frutto proibito secondo me non è barare, ma è una cosa che ti dà il gioco. E quando fai le missioni Blasters hai anche la possibilità di ricevere un frutto proibito come ricompensa. Quindi non è barare. Se il gioco ti ridà, addirittura il gioco ti ridà, quindi... Si sposta? No, se non si sposta, meglio così. Ah, perché sta in guardia! Non ti spostare bene. Pochi danni, ragazzi, davvero. Dobbiamo farne molti di più. Capricci da faraone, no, annullatelo. No, mi sa che si ricarica tutto quanto. Beh, non tutto, ma quasi. Speriamo di colpirlo con la pistola blaster e di non fare il cuore, ma il danno. Eccolo qua. Era anche scarico il DS, sta per spegnersi. Oh, dai, grande. Alright, baby. Eccolo, è nostro! Yes! E poi comunque sia, il frutto proibito è ottimo, perché almeno puoi reclutare subito quegli yokai che, magari contro quelli che ti fanno lotte giornaliere, e dato che non si può soft resettare, il frutto proibito è un valido aiuto. Facciamo amicizia con Nyan Sete secondo! Oh yeah! Vediamo i soprannomi allora! Ciccinio, Carigno, Ciuciu, Tiberius. Oh, Tiberius, grande. No, fermati. Beh, Tiberius è un bel nome romano. E abbiamo preso anche Niente Secondo. Niantastico, devo farmi i miei complimenti. Ma la facciamo finita ora, non siamo tuoi schiavetti. No, dai, vieni con me a fare una passeggiata, Ciuciu. Non puoi andare con i tuoi amici gatti? Amici gatti, intendi forse i sudditi? Ah, quindi ora che Valdoro fa parte del tuo territorio? Vedo giocare con me nel vostro abbondante tempo libero. È un tantino presuntuoso per essere un animaletto così piccolo. Bene ragazzi, questo conclude la affascinantissima missione di Luna e Nyan Sete. Quindi per questo video QG è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.